Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer. Sette ragazzi, non perdiamo tempo a dire come state, salve a tutti. Allora, perché c'è gente qua sotto che veramente su Elden Ring sta uscendo pazza per dire: oh, come trovo l'incantesimo, come trovo queste armi, madonna, aspettate, guardatevi una piccola guida come questa e vi dico subito come trovare quel bastone più la magia e avete fatto. Dovete solamente sconfiggere due boss. In una mezz'oretta, sì, ci vorrà una mezz'oretta. Mi raccomando, state anche attenti ai nemici che troverete sulla strada. Quindi, il posto dove andare è questo. Ok, superare questo avamposto pieno di nemici. Mi raccomando, non fateli fuori, tanto non servono a nulla. Proseguite, proseguite. Mi raccomando, ragazzi. Accertatevi che nel vostro inventario avete 1000 rune perché dobbiamo anche comprarci l'incantesimo, quindi mi raccomando, se non avete queste 1000 rune, farmate, uccidete questi bastardi e avete fatto, ok? Quindi proseguite, proseguite, andate sempre avanti. E invece volete farmare rune per andare in quel posto, uccidete sto tizio con l'arco in mano, tanto non ci vuole niente, basta che gli date un piccolo colpo alle gambe, gli fate veramente un sacco di danno, lo uccidete, una volta ucciso vi darà sicuramente 1000 rune. Ok, ora tornando a noi dobbiamo andare in questo posto, quindi al ponte del sacrificio. Ok, siamo arrivati, non ci basta che andare in questo posto e troveremo una sottospecie di troll enorme con un bastone. Eccolo là. Io evoco il mio cagnolino perché così è più semplice. Facciamo subito subito. Eccolo qua che si alza. È seduto da ore, ecco che si alza e comincia la festa. Non vi basta che ucciderlo e come potete vedere ha in mano il bastone, quindi ce lo dropperà una volta morto. Ecco, in questo modo. Ok, una volta che è morto, i suoi compadres qua si arrendono. Io invece non li risparmio perché mi piace ucciderli e farmare rune. Come potete vedere, ne ho quasi 4000. Quindi mi raccomando, fatevi almeno 1000 rune perché vi serviranno per acquistare l'incantesimo. Ok, qui troveremo un altro oggetto che vi potrebbe servire, uno scudo, ok? Basta trovare un passaggio segreto sottoterra, quindi quel piccolo dungeon, e lì troverete il baule. Ok. Ok, sta qua vicino dove abbiamo ammazzato il troll enorme. Basta solamente trovare l'ingresso e avete fatto. Poi scendete giù. Non fateci caso a questo. Scendete giù e lo trovate. Ok, una volta cazzeggiato con quello scudo, dobbiamo andare in questo punto della mappa. Se volete potete anche teletrasportarvi e avete fatto. Mi raccomando, fate attenzione a questi fiori. Appena sono arrivato qua, già sono morto. Non mi hanno fatto neanche alzare, quindi sono morto. Quindi fate attenzione. Ok. C'è il dungeon qua sotto e qui vabbè la box fight, quindi qua sotto troveremo il tizio da sconfiggere, ma è facilissimo. Equipaggiatevi con un'ascia e il cane e avete fatto, cioè non ci vuole niente.
Eccolo qua, il nostro amichetto. Evochiamo il nostro cagnolino e farà tutto lui. Però se volete aiutarlo, fate come volete. Tanto lui lo avvelena. Perfetto. Ok, una volta che è morto, proseguiamo. Nemico abbattuto. Proseguiamo. Eccolo qua, eccola la stanza. Ok, ci possiamo anche salvare qui. La tocchiamo la grazia. Andiamo avanti. Apriamo questa porta. E incontreremo il maghetto. Ok, si fa shopping, ve l'ho detto. Fatevi un paio di rune. Io mi prendo il primo incantesimo e poi mi prendo quello con la X sopra da 1500 rune. Compro questo e compro il terzo. Poi quando avrò la intelligenza a quel livello potrò usarlo. Ok. Detto questo, ragazzi, è stato semplicissimo, cioè non ci è voluto niente. Adesso proviamo questo bastone e vediamo quanto è forte. Lo vorrei tanto provare a quell'avamposto che incontriamo all'inizio, dove stanno tutti quei soldati e quel rompicoglione con lo scudo enorme, la lancia che usa i cheat. Andiamo lì e lo proviamo. Eccoci qua. Ecco il bastardo davanti a noi. Non l'ha preso. Ok, proviamolo con questo. Consuma, come potete vedere, l'incantesimo blu in alto sotto la vita rossa. No, il video finisce quando muore questo. Ok, l'ho finito. Ne bevo un altro po'. Guardate come gioca questo, guardate. Questo botto di un cavaliere. Mazza, oh. Ok, chiamo Scooby-Doo. Ah, liscio. È morto. Ah, è godo. Quindi ragazzi, spero tanto che il video vi sia stato utilissimo. Abbiamo trovato il bastone, l'incantesimo. Abbiamo farmato un paio di rune, abbiamo ucciso un paio di nemici. E ragazzi, grazie a tutti per questa visione. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!